Buonasera amici sportivi, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, anche oggi tanta carne al fuoco, parleremo ovviamente in apertura di Siracusa Calcio, un punto alla matematica certezza del salto in Serie C, poi anche pallavolo femminile, bocce, pallanuoto. Subito vado a presentarmi i miei ospiti, alla mia destra l'ex arbitro internazionale Rosario Lobello, grazie. Buongiorno. E buonasera per essere qui, grazie anche a Beppe Ianni. Gentili telespettatori, buonasera. E allora vediamo subito cosa è successo domenica pomeriggio con le gare della penultima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Questi risultati: Agropoli 2 Torri 1-1, Fratese Leonfortese 5-1, Gragnano Roccella e Marsala Rende 1-1, Palmese Aversa Normanna 2-2, Reggio Calabria Gelbison e Scordia Sarnese 2-1, Siracusa Vigor Lamezia 2-0, Vibonese Cavese 1-1, ha riposato il Noto. In classifica Siracusa 73, Frattese 70, Cavese 65, Vibonese e Reggio Calabria 53, Due Torri Aversa Normanna 50, Roccella 45, Sarnese e Gragnano 44, Rende 42, Noto e Marsala 40, Agropoli 39, Leonfortese 37, Palmese 36, Gelbison Cilento 33, Scordia 31. Chiude la Vigor Lamezia a 27 punti, aritmeticamente retrocessa in eccellenza dopo la sconfitta 2-0 maturata appunto domenica pomeriggio al Nicola De Simone. Il prossimo turno Aversa Normanna Agropoli, dunque questa è l'ultima giornata. Cavese Frattese, Due Torri Reggio Calabria, Gelbison Cilento Noto, Leonfortese Gragnano, Roccella Scordia, Rende Siracusa, Sarnese Palmese, Vigor Lamezia Vibonese, riposerà il Marsala. E allora, come ben sapete, la situazione è chiara, il Siracusa per staccare il pass per la Lega Pro dovrà pareggiare a Rende, ovviamente è un'impresa tutt'altro che proibitiva, visto che la formazione calabrese pareggiando a Marsala si è aritmeticamente salvata, dunque per gli azzurri racimolare il punticino che basta, che serve per andare in Serie C, dovrebbe essere una pura formalità, sei d'accordo Beppe? Sì, assolutamente, d'altronde noi l'avevamo detto, la squadra più forte è Siracusa, 3 punti di vantaggio sulla Frattese, quindi va sul velluto e penso che se proprio pensate voi il punto a Rende, ma noi lì andiamo pure per vincere, ma non è guasconeria oppure facile entusiasmo, è la realtà dei fatti. Il Siracusa è ben messo in campo, cinico, colpisce al momento opportuno e quindi io ho abbastanza fiducia, penso che anche farà risultato a Rende, che poi dice che giocheranno a Cosenza, al San Vito. Sì. Ecco, e non è ancora sicuro, ma insomma, una bella probabile città, diciamo, di pubblico, anche un buon pubblico, e io sono convinto che invece anche lì andrà a fare il bottino pieno. Rosario Lobello, come vede questa situazione? Fino a qualche giornata fa, 3-4 giornate fa, Siracusa, Cavese e Frattese erano tutti e tre con lo stesso numero di punti, poi il rush finale ha praticamente premiato la squadra azzurra che, a detta di molti addetti ai lavori, è quella più forte delle tre. Ma ovviamente a creare un distacco in questo momento sembra apparentemente incolmabile, anche se io per la verità voglio predicare sempre prudenza, anche perché la mia esperienza sportiva e anche, diciamo, professionale mi ha insegnato che le partite, come diceva un grande allenatore che poi è rimasto famoso per le sue frasi Bosco classiche, infatti, partita si vince quando è finito, così come rigore quando arbitro fischia. Ecco, rigore quando arbitro fischia, quindi campionato si vince quando l'ultimo minuto è passato, secondo me, per carità, non voglio, voglio essere ottimista, assolutamente ottimista, credo che i presupposti ci siano tutti, che le premesse ci sono. Però insomma, la mia lunga esperienza, io ho un vecchio ricordo di una famosa partita che voi ricorderete, era un Roma-Lecce di tanti anni fa. Credo, se non ricordo male, l'86, 30 anni fa. Era esattamente l'86, la Roma aveva raggiunto la Juventus, l'ultima giornata del campionato, penultima di campionato, il Lecce era retrocesso. Insomma, meglio non dirlo come è finito il risultato. Vinse 3-2 il Lecce. Sì. Quindi, e la Juventus vinse lo scudetto. Quindi, per carità, insomma, non è questo né il caso, né il momento, né il fatto. Però, così come diceva questo vecchio saggio Marpione, allenatore, persona splendida, meglio aspettare l'ultimo minuto. E quindi questo significa che il Siracusa sbaglierebbe a sottovalutare l'ostacolo Rende e a prendere la partita alla leggera? Sarebbe un harakiri.
sarebbe un suicidio assoluto, per carità. Lì bisognerebbe andarci come per giocare la prima partita, la partita più importante della vita. Queste sono le condizioni, diciamo, psicologiche che dovrebbero animare una, per carità, io non voglio fare un allenatore, un psicologo, però sto trasferendo le mie esperienze sportive, quelle che sono di praticante prima, dopo, durante, eccetera, e quindi di ricordare che le gare si affrontano tutte con la stessa determinazione. Guai a pensare che una gara sia vinta in partenza, che il risultato sia scontato. È l'errore più grave che si possa commettere. Beppe, tra l'altro ieri, diciamo, tra virgolette, ce l'ha ricordato la Vigor Lamezia, squadra praticamente retrocessa, anche se non aritmeticamente retrocessa dopo la sconfitta contro il Siracusa, che nei primi 15-20 minuti ha creato qualche piccola difficoltà alla retroguardia azzurra. C'è stata la possibilità per l'attaccante della Lamezia di presentarsi solo davanti al portiere, poi qualche altra palla messa in area di rigore, complice probabilmente anche l'atteggiamento un po' molle, un po' superficiale degli azzurri, che poi piano piano sono riusciti a carburare, e poi la differenza di valori si è visto. Però insomma, l'importante è avere l'approccio giusto alla partita, sempre. Chiaro, certo, la Vigor Lamezia nei primi minuti, essendo venuta qua a Siracusa, anche se retrocessa, però voleva fare bella figura, quindi nei primi minuti forse si sono impegnati, hanno impegnato il Siracusa. Naturalmente è chiaro che alla lunga, poi appena gli fanno il primo gol, sì, poi il Siracusa rischia di finire anche in goleada. Esatto. Io posso però dire questo, che anche la Vigor Lamezia, oltre a questa occasione che ha avuto nei primi minuti, poi c'è stato anche un gol annullato. Qui sì, forse l'esperto Rosario potrà dire se era fuori gioco netto, lo vedremo. Mi sembrava di no. Era un po'. Queste sono le immagini del secondo tempo, il gol annullato è stato nel primo tempo, sembrava obiettivamente non proprio fuori gioco. Infatti lo stesso allenatore della Vigor Lamezia, Gatto, si è un po' lamentato negli spogliatoi, ha detto magari avremmo perso lo stesso, però sì, intanto ecco, avremmo questo. Raggiunto al momento il risultato di parità sull'1-1, e quindi chissà, magari poi la partita poteva prendere un'altra piega. Questo assolutamente, poi Siracusa avrebbe messo la vediamo se la regia carte. Riesce a pescare le immagini del gol annullato alla Vigor Lamezia nel primo tempo, che come detto sembrava questo, intanto il gol del Siracusa realizzato credo da Catania, lui esulta, sì, ovviamente. Bisogna vedere se ha spinto la palla, ecco, questo è il gol, vediamo il gol della Vigor Lamezia. Sì, le immagini ovviamente non sono chiarissime, sembra che il giocatore arrivi da dietro. E lì Rosario, lei che ne dice? Sembrerebbe così, però fin quando non si possono vedere tutte le immagini, mi pare che non ci si deve esporre in giudizi affrettati. Più di tanto, infatti. Comunque, fatto sta che era importante vincere questa partita, il Siracusa lo ha fatto bene. Poi abbiamo detto nel secondo tempo sono fioccate le occasioni da gol, poteva finire anche 5-0. Sì, Ricciardo, Catania, Longoni, lo stesso De Zai hanno avuto ripetutamente la possibilità di far centro, però non sono riusciti a mettere la palla in rete. Vabbè, la Fratese ha vinto 5-1, il Siracusa ha vinto 2-0. Quello del Siracusa resta comunque il miglior attacco del campionato, con 70 gol realizzati a fronte di 30 subiti. Ha fatto meglio soltanto il Due Torri, con 26 gol al passivo, ne ha realizzati 27 la formazione messinese, però la miglior differenza reti in assoluto è ovviamente quella del Siracusa. Dopo la partita abbiamo realizzato le interviste, sentiamo i due allenatori, Sottil e Gatto. Ho detto anche ai ragazzi, nella prima parte abbiamo alzato un po' troppo la palla, no? Quindi ho chiesto un po' di tenerla giù e di non innescare solo Ricciardo con delle traiettorie lunghe che avevamo costruito anche in una maniera, ma anche di cercare di giocare tra le linee. Però ci può stare anche un pochettino di sentire un pochettino l'importanza della gara, di quello che ci stiamo giocando. E quindi ho chiesto un attimino di giocare un po' più a palla a terra, farsi vedere un po' più tra le linee, di essere un po' più distesi, cosa che poi abbiamo fatto. Poi chiaramente ci sono delle caratteristiche anche dei giocatori. Longoni è un giocatore che tra le linee è un regista avanzato, l'ho sempre detto, no? Colui quindi, quando entra comunque ripulisce sempre, rifinisce sempre, quindi però direi tutto sommato bene. Camaleonti, che la mia squadra l'ho sempre stato, ho sempre parlato di saper interpretare i temi della partita, le difficoltà, oppure quando uno è padrone del campo. Sicuramente
Spinelli e Giordano hanno dato un po' più di equilibrio a questo 4-4-2, che poi ho sempre portato avanti da quando sono arrivato, con qualche variante, qualche volta. E grande lavoro degli attaccanti esterni che alla fine poi nella fase di non possesso, soprattutto De Zai e Sibilli, si sanno sacrificare molto. L'avverto non è finito, intanto manca una, quindi noi martedì riprendiamo la settimana standard, quando poi finirà la partita di Rende potremo poi vedere se abbiamo chiuso. Credo che loro giustamente oggi hanno fatto un'ottima tappa a Marsala, credo siano forse salvi, sono salvi matematici, quindi dire, noi andiamo lì a fare questa partita, loro fanno la loro. È chiaro che oggi era importante intanto noi vincere, quindi l'avevo detto anche prima della partita, noi dobbiamo fare 4 punti, punto. Poi il Frattesi 23-0, la Cavese ha perso, non ci interessa, quindi andiamo a farci l'ultima partita. La Cavese ha pareggiato, meglio ancora. A noi purtroppo mancano 10 partite iniziali, 10 partite iniziali significano 30 punti e 3 punti di penalizzazione significano 33 punti. Io sfido chiunque, ma sono pronto a confrontarmi con tutti, sfido chiunque al posto di questi ragazzi a riuscire a mantenere fino alla penultima giornata una concentrazione alta, a mantenere una professionalità soprattutto alta. Purtroppo sei sempre stato lì a rincorrere il risultato, a rincorrere la vittoria. Cerchi di rincorrere la vittoria, non puoi neanche programmare una partita, dice oggi mi posso un attimino accontentare anche di un punto, invece no, tu eri sempre obbligato a vincere, obbligato a macinare punti per cercare di avvicinare quelle che ti stavano davanti. Poi, sempre col piede schiacciato sull'acceleratore, ci può anche stare una battuta d'arresto, mentre per le altre squadre la battuta d'arresto non era certo o tanto pesante, per noi aver perso in casa ad esempio con Roccella è stata una battuta d'arresto pesante. Ci siamo un attimino rialzati, però ogni squadra poi persegue il proprio obiettivo. Nel momento forse peggiore dal punto di vista, diciamo, ma non fisico per la consistenza della squadra che aveva in quel momento, ma abbiamo attraversato un periodo dove abbiamo avuto 11-12 ragazzi influenzati, quindi fuori squadra, e là non ci sono stati più ricambi, quindi una rosa formata da 20 giocatori, lei capisce benissimo che le difficoltà potevano essere tante, eppure questa squadra ha lottato con tutti come oggi e ripeto, non potevamo prendere qui i punti per la salvezza, sono stati persi in altri momenti, però incombono e pesano tantissimo quelle 10 giornate iniziali dove bastava fare 6-7 punti su 30, e credo che questa squadra nelle prime 10 giornate avrebbe avuto anche facilità, avendo in squadra giovani, ragazzi giovani, quindi da un punto di vista fisico forse avrebbero messo in difficoltà le squadre più blasonate, no? Andando prima in forma. E sicuramente i 6-7 punti iniziali l'avremmo presi. E dunque queste erano le interviste del post gara con il tecnico della Vigor Lamezia, che insomma ha lasciato intendere che senza quelle vicissitudini iniziali probabilmente la sua squadra a quest'ora sarebbe già salva, o comunque sarebbe sicuramente in lotta per evitare i play-out. A noi interessa ovviamente del Siracusa che è davvero ad un passo dall'obiettivo finale, quindi dalla seconda promozione consecutiva. Parliamo anche di calcio dilettantistico e quindi di eccellenza promozione. Abbiamo tra l'altro le immagini della partita che la Leonzio ha vinto in casa contro la Cireale, ecco le qua, Leonzio in maglia gialla, frontalmente vediamo una muraglia granata, circa 700-800 tifosi probabilmente della Cireale venuti all'Angelino Nobile per sostenere la propria squadra in uno stadio gremito da oltre 2500 spettatori per una partita di eccellenza, anche se uno spareggio sono davvero tanti. Immagini di una partita che è stata equilibrata e che nel finale, Beppe, è stata decisa da un gol di un giocatore che noi conosciamo bene, cioè Fabio D'Agosta, in contropiede ha regalato la vittoria e la qualificazione alla Leonzio agli spareggi nazionali.
Mi ha fatto tanto piacere che la Sicula Leonzio ha passato il turno, mi dispiace per gli acesi di Anastasi, però voglio dire D'Acosta, lo sgusciante D'Acosta appunto se n'è andato in contropiede perché negli ultimi minuti aveva questa chance e che l'ha sfruttata in pieno, si chiama gol in zona Cesarini, no? Sì. Nel senso al 90esimo. Al 91esimo, ecco, esatto. Sì, tra poco dovremmo anche vedere il gol. Ecco, quindi dico che mi fa piacere per la Sicula, anche perché è una squadra della provincia di Siracusa che potrebbe andare in Serie D. Certo, adesso avrà altri incontri importanti e poi qualificarsi nello scacchiere della sì. Serie D. Ecco. Sì, tra l'altro vabbè, la Cireale ha anche protestato perché poi in piena zona recupero aveva pareggiato sugli sviluppi di un calcio di punizione e l'assistente ha fatto annullare all'arbitro il gol per una presunta posizione irregolare. Sì. E lì c'è stata anche un po' di maretta con alcuni tifosi della Cireale che avrebbero tentato sempre... questo sì, è il gol sì, esatto. Di D'Acosta, lo stiamo vedendo con le immagini dal basso, eccolo qua, bel gol con il portiere spiazzato, ottima azione di contropiede, dicevo con qualche tifoso diciamo così della Cireale che avrebbe cercato di colpire l'assistente, ma sì, insomma poi per fortuna è andato tutto l'assistente bene. L'assistente è a tutti gli effetti un giudice di gara, specialmente negli ultimi tempi, e qui Rosario può anche confermarlo, ha una validità, non è solo l'arbitro ma è coadiuvato dagli assistenti che hanno la stessa metro di valutazione dell'arbitro. Sì. Infatti voi vedete anche in Serie A mette la bandierina, dice, e allora l'arbitro è costretto ad interpellare il guardialino e poi potrebbe anche recedere. Certo, è chiaro che poi l'ultima parola aspetta all'arbitro, se l'arbitro non è convinto della decisione sente dell'assistente sente molto ormai il giudizio del guardialino. Rosario, lei insomma cosa dice da questo punto di vista? Ovviamente non è vincolante ciò che dice l'assistente, però gli arbitri oggi danno tanto peso alle decisioni. Bisogna tenere conto della collaborazione. Adesso diciamo così, la collaborazione si è allargata a più assistenti. Comunque è una rotazione della quale l'arbitro tiene conto, ma naturalmente facendo una sintesi di tutto quello che gli viene raccontato, gli viene diciamo così comunicato. Alla fine poi responsabile, mi diceva un mio vecchio maestro ai primi tempi la Ferrari a Grati, un grande personaggio, ho avuto la fortuna di conoscere, mi diceva l'arbitro è il direttore di gara e il direttore della terna, quando allora era la terna. Sì, ora sono sei in Serie A, poi in Serie B sono quattro perché c'è anche il quarto uomo, ovviamente è tutto cambiato rispetto ai suoi tempi, c'è l'auricolare, ci sono tanti mezzi di comunicazione. Adesso c'è l'orologio che dice gol. Il microfono, ecco. Quali non si dovrebbe sbagliare. Ecco, come vede lei tutti questi cambiamenti, tutte queste innovazioni? Non lo so, io mi ricordo che eravamo in tre... Ecco. Si arbitrava meglio, com'era? No, per carità, non voglio fare confronti paragoni perché non c'è peggiore stupido di quello che dice ai miei tempi allora è davvero un discorso che non regge, però mi pongo una domanda se oggi gli errori sono aumentati o sono diminuiti rispetto al passato. Adesso sono in 6 e allora erano in 3. Questa troppe teste. Ma è una domanda che mi pongo, che vi pongo, quindi preferisco rispondere a un'altra domanda. Chiedo scusa. Probabilmente sono aumentati. L'unica cosa che siamo riusciti, l'unico problema che siamo riusciti a superare è quello del gol non gol, almeno in Serie A, perché con la tecnologia, almeno quest'anno, siamo riusciti ad evitare quello questo tipo di problema. È, diciamo, il sale della minestra, cioè è la radice del calcio. Perché si va a vedere una partita di calcio? Perché ci devono essere le reti, i gol, e quindi sono praticamente, diciamo, l'anima che dà vigore a tutta la partita. Quindi lo spettacolo, perché diventa spettacolo? Perché una partita da 0-0, pur avendo avuto delle fasi di gioco spettacolari, non può definirsi una bella partita. Sì. Una brutta partita dal punto di vista tecnico, con tanti gol diventa una bella partita. Mi sono spiegato bene? È stato chiarissimo, quindi almeno in Serie A per fortuna questo problema l'abbiamo superato. È giusto. E sì. Ricordate sempre che Platini, con tutti i difetti umani che ha potuto avere, per me voglio dire ingiustificabili, non voglio addentrarmi, però e tutti i calciatori, Mancini compreso, anche lui per carità, hanno detto ragazzi la migliore in campo è veramente solo una buttata che serve
a scopo pubblicitario, perché vedrete quello che accadrà, vedrete, adesso si sperimenterà, non so come faranno, ma non mi interessa come si sperimenterà. Ci può essere il pericolo che le partite durino nottate intere, che la gente vada allo stadio con i sacchi a pelo. E attenzione, il pericolo più importante che io ho detto tempo fa quando mi hanno chiesto, attenzione, adesso il moviolista, il moviolometro, quello che volete non potrà permettersi di sbagliare, perché non gli sarà consentito. Quella sua decisione diventa la Cassazione. Credevo che si riferisse a chi cura la moviola negli studi televisivi, ovviamente altre soluzioni, alcuni l'hanno abolita, secondo me hanno fatto bene, per carità, sono scelte, diciamo così, strategiche redazionali, ma vedrete se per caso ci dovesse essere una difformità tra video e decisione, vedrete quello che succederà. Ricordatevi quello che vi dico. Però nel basket è stata sperimentata e ha dato anche esiti positivi. Sì, ma il basket è un altro discorso. Gli arbitri sono in tre, il campo è ristretto, c'è poco spazio per gli interventi esterni, è un campo di calcio, diciamo così, si espone a intrusioni diverse. Insomma, non vorrei essere uccello del malaugurio, però meno gente c'è in campo e meglio si meglio è. Mentre qua stiamo continuando a vedere le immagini di Leonzio Acireale, e su queste immagini, Beppe, commentiamo anche gli altri risultati delle siracusane: il Real Avola che ha vinto contro il Belpasso, il Megara ha vinto, insomma, sì. L'unica nota negativa, se vogliamo definirla così, è quella del Floridia. Allora, il Real Avola appunto ha vinto con un netto 3-0, tra l'altro tre gol in un quarto d'ora contro il Belpasso, quindi l'ha eliminata la squadra Atenea, che era considerata uno spauracchio perché era una squadra solida, e invece gli avolesi hanno subito, immediatamente fatto proprio il risultato, e quindi si pone adesso nell'altra finalissima, che avrà sicuramente, si giocherà contro o il Licata o il Canicattì, tra di loro ci dovrebbe essere un altro spareggio, che si giocherà sul campo di Licata, perché il Licata si è classificata prima del Canicattì, quindi giocheranno in casa al Dino Liotta di Licata. E invece, per quanto riguarda il Megara Augusta, una bella vittoria esterna sul campo del Militello. Considera che gli augustani adesso sono lanciati verso la promozione, e quindi sono convinto che, però è chiaro, devono ancora passare sempre qualche altra gara di finale, un altro spareggio, mentre non ce l'ha fatta il Floridia, ha fatto un bel risultato 1-1 a Vittoria, però nonostante il pareggio, perché sempre lì vige la classifica, siccome il Vittoria è arrivato secondo, loro terzi, e quindi dopo per tempi supplementari la partita è finita 1-1, non c'è, doveva vincere in trasferta per qualificarsi. Mentre stiamo continuando a vedere altre belle immagini anche da bordo campo della partita di Lentini fra Leonzio e Acireale, dunque note positive per le squadre siracusane, note positive anche dal centro sportivo Riccardo Garrone, dove sabato pomeriggio si è disputata la finalissima del trofeo Interforze, un bel torneo, quello organizzato dal presidente della ERG, stiamo vedendo le immagini, Maurizio Pepoli. In finale appunto sono arrivate le squadre di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, Vigili del Fuoco in maglia rossa, Polizia in maglia azzurra. Ha vinto ai rigori la formazione allenata da Azzaro, quindi la formazione in maglia rossa, con il punteggio di 6-5 a oltranza, decisivo il rigore realizzato da Midolo. Tra poco vedremo anche la sequenza dei rigori. Una partita che non è stata spettacolare, perché forse c'era anche un pizzico di timore da parte di entrambe le squadre di perdere, quindi sono state piuttosto guardinghe, hanno esasperato la fase difensiva rispetto a quella offensiva, e quindi di azioni veramente degne di nota se ne sono viste pochissime. Poi durante tempi supplementari si sono disputati infatti due overtime da 10 minuti, la Polizia è andata vicino al gol, ha colpito un palo
a porta praticamente vuota ed è stata quella la grande occasione per vincere. Non ha vinto l'Aeronautica, che aveva anche quest'anno i favori del pronostico, mentre vediamo i rigori. Questo è un rigore parato da Navanteri, il portiere dei Vigili del Fuoco. Continuiamo a vedere la sequenza dei rigori. Non ha vinto, Beppe, dicevamo, l'Aeronautica, che era favorita, è arrivata al quarto posto, probabilmente anche perché rispetto allo scorso anno ha perso qualche elemento di peso. Io sono convinto che, certo, quest'anno era, infatti ho visto una partita di semifinale, no? Quando l'Aeronautica ha perso proprio contro i Vigili del Fuoco, sì, 2-0. E sì, avevo visto che era molto affaticata, non c'aveva più qualche giocatore che invece era molto più veloce l'anno scorso. L'anno scorso ha vinto meritatamente, perché era la squadra più allenata e forse anche più veloce. Quest'anno l'ho vista molto stanca, molto... quindi i Vigili del Fuoco sono andati in finale meritatamente. Questo è il rigore decisivo. Esatto, poi la Polizia di Stato, appunto, anche ha dimostrato di avere le stesse caratteristiche dei Vigili del Fuoco, tant'è vero che tutte e due non c'è stato il gol, no? No, fino gol. A 0-0, quindi 0-0, quindi si può dire le squadre si sono equivalse. Poi nella lotteria dei rigori vince chi è che è più freddo, è anche più preciso, e anche un po' di fortuna, perché poi subentra anche il fattore della fortuna. E infatti Polizia di Stato, che in semifinale aveva battuto la polizia penitenziaria che era considerata 2-1. Una delle squadre più in forma, forse anche una delle favorite, e quindi la Polizia di Stato va in finale, però perde poi ai rigori, che ci sta. È un bel torneo comunque quello organizzato, siamo alla terza edizione, qua c'è la premiazione finale, foto di gruppo, ma anche perché c'erano le famiglie, c'era parte delle forze dell'ordine, esatto, la famosa premiazione, eccetera. Sì, è stato un bel avvenimento, bel torneo, giunto alla terza edizione. Se avesse vinto ancora l'Aeronautica il torneo sarebbe definitivamente finito, probabilmente si sarebbe avviato un altro ciclo, si sarebbe dato un altro nome al torneo, non più Trofeo Interforze, un po' come la Coppa Rimini, e invece si andrà avanti il prossimo anno, perché chi vince per 3 volte consecutive il trofeo lo tiene nella propria bacheca. Abbiamo realizzato anche in questo caso delle interviste, vediamole insieme. Ma la finale è stata bella, perché arrivare ai tempi supplementari, ai rigori, diciamo che non me lo immaginavo, devo essere sincero. Certo, sono mancate qualche cosa, che abbiamo preso appunti per migliorarlo ancora di più il prossimo anno, perché lo vogliamo renderlo veramente una macchina perfetta, e qualche cosa verrà cambiato in modo da non permettere determinate cose che durante il torneo sono successe. Però alla fine è andata bene, bene veramente, il fatto che non si è fatto male a nessuno, il fatto che tutti siamo felici e contenti, vuol dire che l'Aeronautica per quest'anno non volerà, perché la Coppa è andata a finire ai Vigili del Fuoco. Speriamo che non ce lo bruciano, perché il prossimo anno lo devono restituire. È un'emozione fortissima, perché siamo partiti non con i favori del pronostico, ma poi piano piano abbiamo cominciato a giocare, a trovare la forma ottimale, e poi ci abbiamo creduto in finale. Lo sapevamo che eravamo forti, la Polizia era pure una squadra ben organizzata, ma alla fine i calci di rigore ci hanno dato ragione, anche perché abbiamo un portiere di provata esperienza che ha parato qualche rigore in più rispetto alla Polizia, e ci siamo aggiudicati il torneo. Abbiamo avuto qualche occasione in più, in fin dei conti loro hanno avuto una sola occasione, il nostro estremo difensore è stato bravissimo a intervenire, per il resto insomma pali e occasioni insomma sono state tutte dalla nostra parte. Credo che ai punti avremmo pure meritato il torneo, se non altro perché su 6 partite non ne abbiamo perso neanche una, insomma le 3 iniziali del girone di eliminatorio e le successive quarti di finale, semifinale e quindi la finalissima, non abbiamo perso una partita, quindi mi ritengo molto soddisfatto. Onore per carità agli ospiti, ai Vigili del Fuoco, agli avversari che si sono meritati, e alla fine è questo il risultato calcistico, è questo.
E abbiamo dunque sentito anche le interviste realizzate, oltre che con il patron della manifestazione Maurizio Pepoli, anche con i tecnici delle due finaliste, quindi prima abbiamo sentito Azzaro dei Vigili del Fuoco e poi Cesare Zerillo, allenatore della formazione della Polizia. Rosario Lobello, non so, vuole dire in chiusura qualcosina su questo torneo? Manifestazioni del genere comunque ben vengano. Sono delle manifestazioni che sono un centro di solidarietà per queste organizzazioni, per chi vuole praticare dello sport, e quindi alla fine misurarsi e competere per acquisire una piccola soddisfazione, un piccolo primato. È sempre lo sport è sempre un veicolo che deve animare a sospingere le persone verso traguardi successivi, e questo per un gruppo di persone, per queste aggregazioni, diciamo così, di persone, Vigili del Fuoco, aeronautica eccetera, costituiscono sicuramente una valvola non soltanto di sfogo, ma anche un obiettivo da perseguire. Eh sì, infatti. Benissimo, siamo in chiusura di questa prima parte di trasmissione. Grazie a Rosario Lobello, ex arbitro internazionale. Grazie per ora anche a Beppe Nima, lo ritroveremo qui per la seconda parte di trasmissione, nel corso della quale parleremo di pallavolo femminile e bocce. A tra poco.